Carissimi amici della Pogonotomia, buona domenica e come promesso sulla pagina di Facebook, oggi usiamo Steli Razor, che è il rasoio meccanico che ricorda, anzi è in realtà l'antenato degli attuali multilama che vibrano. C'è però una differenza, tutto qualitativa. Questo è un rasoio che ha una struttura imponente, come potete vedere, guardate che bestia. È meccanico, quindi non ha pile, niente. Prodotto alla fine degli anni 40, diciamo all'inizio degli anni 70. Questo dovrebbe essere anni 60, ecco. A giudicare dal tipo di scatola, a giudicare dal conservato perfettamente, potete vedere che non ha un difetto. La testa è una sorta di closed comb, però in realtà con dei piccoli solchi lo proviamo insieme con la vibrazione. Vedete, si carica una molla che aziona un albero motore. Il rasoio vibra. Il rasoio vibra. Secondo la casa produttrice, questo è particolarissimo, perché è un rasoio di sicurezza, vedete come vibra. Secondo la casa produttrice, questa vibrazione è dovuta, è mattina presto, sono un po' rimbambito. Aziona queste due lamelle che vedete e servirebbe, questo è il pettine. Servirebbe in realtà a non tanto a muovere il pelo come dicono adesso i rasoi, diciamo di moderna concezione, quanto a rendere più scorrevole e superare l'asperità del viso. Insomma, proviamolo con diciamo un astraverde, quindi una metà, diciamo, standard, diciamo così. Ne apriamo subito una. Eccola qua. No, forse questo è un astra blu. Questo è un astra blu. Sì, questo è un astra blu. Allora mi correggo perché l'avevo tirata fuori, ma è un astra blu, quindi una Stainless. Eccola qua. E con una stylus questo diventa già più impegnativo perché effettivamente, ma se però lo aiuto a scorrere. Quindi carichiamo la nostra stylus sul pettine. Eccolo qua. Allora, l'esposizione non è molto esposto, quindi è delicato. Questa è una barba di 4 giorni, 3 giorni e mezzo. Quindi è una prova che ho voluto fare apposta con una barba un po' importante per vedere com'è. Bene, quindi il rasoio è a posto, adesso sciacquo un attimo il viso per avere un minimo di. Non faccio il prebarba, non ho voglia di fare prebarba, anche se con questi due barba forse sarebbe meglio, però mettiamo acqua calda. Calda e vediamo un attimo di allora come pennello l'altra volta abbiamo provato lo Yaki Monster da 30 nodo da 30, oggi proviamo lo Yaki Ferrari nodo da 26, sempre con il ciuffo tuxedo sintetico, come vedete 26 Ferrari, colore da Ferrari. Sapone vorrei usare la Perlusienne Fougère francese, è un sapone che mi piace molto, la Perlusienne. Allora, questo è un sapone un po' complicato da montare, la fragranza viene francese, ho aperto l'acqua, metto un goccio d'acqua perché sul sapone in modo da renderlo un attimo
e fare lavorare bene il nostro yaki. Vediamo cosa, quanto ne tira su. Non male, per essere un sapone che è considerato difficile da montare. Già, questo Tuxedo dimostra ottime doti di raccoglitore di sapone. Ecco qua, proviamo a vedere quanto ne monta con questo. La nostra ciotola ormai è diventata un classico. Eh sì, sta montando. Ancora un po' d'acqua. Perde il siero. Prete, perde il siero. Padre Luciano. Evidentemente era un tonsore. E monta, eh. Alcuni dicono che sia un sapone difficile da montare, ma con questo pennello e con questa ciotola formidabile monta anche. Guardate che bello. Iniziamo. Direi un montaggio ottimo. Pennello 26 più piccolo dell'altro, ma insomma, va bene. È una bella misura, eh? Carichiamo un po', facciamo 4 giri, non tanto perché non voglio che sentite. La sensazione è quella di un rasoio elettrico particolare. Sembra di avere a che fare con un rasoio elettrico. Gli do ancora una ravvivata. Ma non è elettrico, è un DE. Allora, in passato ho avuto modo di provare questi rasoi multilama che vibrano e la sensazione è molto diversa da questo. Questo dà una sensazione più di un rasoio elettrico sulla pelle.
Voi vedete che io do cariche molto brevi perché se non lo vedo d'epoca non vorrei rovinare la molla, rovinare l'ingranaggio, sforzarlo troppo, quindi do cariche al massimo 4-5 giri. Allora, il pelo è andato. È delicato, eh? Cioè, non è molto aggressivo. Però questo movimento, non lo so, comunque il pelo è andato, cioè alla fine il suo lavoro l'ha fatto. Vediamo un po' il pelo obliquo. Per lui si è anche montato perfettamente. È strana la sensazione perché qualche volta io da ragazzo ho usato i rasoi elettrici, no? Quelli, e danno quella è di una cosa molto simile, però non è di sicurezza, cioè, quindi, vibra un po' la testina, probabilmente vibra in maniera orizzontale, non verticale, chiaramente, ma sono micro vibrazioni, non sono vibrazioni. Non so onestamente fino a che punto incidano. Chiaro che il rasoio è delicato, proprio perché evidentemente non si voleva. Diamo un po' di giri. Un attimo. Ma sì. Sì, allora, davvero strana la sensazione, davvero strana, perché adesso anche l'obliquo è stato fatto, tocchiamo tutto. È davvero strana perché è proprio diversa. Però alla fine il rasoio è come gli altri, non è che. Però dà sensazioni diverse. Il suo lavoro lo fa perché comunque ha tolto tutto, anche se è molto delicato.
Non è un oratorio aggressivo. Contrappelo. Scorre bene. Qualche rifinitura. Direi che è fatto. Ok. A posto. Direi che c'è tutto. Piccole rifiniture. Forse qua. Ecco. A posto. Bene, sciacquiamo il strumento, sciacquiamo il viso. Risultato apprezzabile. Molto particolare la sensazione, ripeto, cioè, quasi anomala per chi è abituato, anzi, decisamente anomala. E per chi è abituato a utilizzare i rondelli di sicurezza in maniera tradizionale, chiaramente. Cerchiamo un attimo il pennello. Questo pennello devo dire è ottimo perché il lavoro l'ha fatto, ha montato molto bene per Lucien che era considerato, è considerato da molti un sapone difficile da montare, e invece è stato montato come avete visto in maniera agevole in pochissimo tempo con pochi passaggi. La per Lucien Fougère, buono, come mai. E niente, facciamo vedere dopo barba. Oggi ho scelto Fine il Green Vetiver. Penso che si abbina un po' la perlusia, è così. Grande qualità di vetiver. Ebbene, allora, ancora una battuta sul rasoio che adesso mi accingo a pulire. Sicuramente è un rasoio da collezione, non è pensabile, meno secondo me, di poterlo utilizzare con regolarità. C'è un rasoio particolare che vale la pena avere per i collezionisti. Intanto togliamo la lametta e la mettiamo nel suo cimitero. Però è un rasoio che è particolare, insomma, da avere per chi colleziona. La di sicurezza perché comunque rappresenta un po' la storia, cioè rappresenta un po' un pezzo di storia della rasatura perché è probabilmente il primo tentativo, uno dei primissimi, di inserire, diciamo, la tecnologia nella rasatura. Tecnologia, quindi la meccanica. E il fascino è che ne è venuto fuori un prodotto
comunque efficace perché il suo lavoro l'ha fatto egregiamente, assolutamente. Probabilmente funziona assolutamente allo stesso modo anche senza la carica, quindi è un rasoio molto delicato, molto facile da utilizzare anche per chi non ha una mano particolarmente allenata. A livello di design lo trovo stupendo, pesa quasi 2 etti, che questo è un vantaggio delle volte, no? Perché comunque aiuta. E insomma, è un oggetto secondo me da collezione, insomma, sono contento di averlo potuto acquisire, tra l'altro a un prezzo assolutamente basso, cioè nel senso non ho dovuto fare particolari sforzi e sono contento perché è veramente un oggetto che secondo me è particolare, insomma, da avere. E niente, vi saluto, vi ringrazio per avermi di nuovo guardato e niente, fate girare la voce di iscriviti al canale degli Amici della Programmatura e poi anche su Facebook, la pagina. Buona domenica a tutti e alla prossima.